E siamo ancora qua al mondiale di basket con i dati, giornata pienissima, giornata di semifinali. Dopo aver visto gara 1 della prima semifinale tra Serbia e Turchia, è ora di disputare gara 1 della seconda semifinale, quella che oppone Brasile e Stati Uniti. Soliti 4 dadi, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso. Iniziamo subito con il primo lancio. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, attenzione, 3 punti a 9. Iniziano alla grande subito gli Stati Uniti, che si portano avanti di 6 punti, 9 a 3. Dunque, dopo il primo lancio, disputiamo subito il secondo lancio. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, molti moltissimi punti, 11 a 12, incredibile, 11 punti per il Brasile che va a 14, mentre ben 12 punti per gli Stati Uniti che salgono a 21, dunque 21 a 14, punteggio abbastanza alto dopo soli due lanci. Terzo lancio, finiamo il primo quarto, vediamo se il Brasile riuscirà a recuperare un po'. 11 a 4, ha recuperato come 11 punti per il Brasile che va a 25, mentre 4 soli punti per il dado rosso, 4 punti per gli Stati Uniti che vanno a 25, dunque siamo in perfetta parità al termine del primo quarto, 25 pari. Grande inizio degli Stati Uniti, ma subito una rimonta del Brasile, punteggio esattamente pari, 25 punti ciascuno, quarto lancio, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, altro 12 del Brasile, incredibile, 12 punti del Brasile che sale a 37, però 8 punti comunque degli Stati Uniti che vanno a 33, mamma mia, 37 a 33, punteggio altissimo dopo 4 lanci. Il Brasile ha fatto negli ultimi 3 lanci 11, 11 e 12, pazzesco. Vediamo il quinto lancio, cosa succede. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, un altro 10 del Brasile, mamma mia, 47 il Brasile, solo 5 gli Stati Uniti che si allontanano, vanno a 38 e scendono, scivolano a meno 9, 47 a 38, punteggio molto alto soprattutto per il Brasile. Vediamo come finirà il primo tempo. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, attenzione, 5 punti a 8 qua guadagna gli Stati Uniti, 5 punti per il Brasile che chiude dunque il primo tempo con 52 punti, che non sono pochi, 8 punti per gli Stati Uniti che invece vanno a 46, dunque il punteggio alla fine del primo tempo vede il Brasile avanti di 6 punti, 52 a 46. C'è odore di 100 punti per entrambe le squadre, perché 52 a 46 alla fine del primo tempo è un punteggio decisamente alto. Vediamo se continueranno su questo binario le due squadre. Con il settimo lancio, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, 12, 12 a 6, mamma mia, Brasile scatenato, 12 va a 64, 6 punti per gli Stati Uniti che salgono a 52, dunque raddoppiano i punti di vantaggio da più 6 a più 12 per il Brasile. Ora disputiamo l'ottavo lancio, vediamo se il Brasile se ne va definitivamente in fuga. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, 7 punti a 9, rallenta un po' il Brasile, però d'altronde 71 punti in 8 lanci sono un risultato eccellente, 9 punti invece per il dado rosso, 9 punti per gli Stati Uniti che salgono a 61, recuperano 2 punti e scendono a meno 10, 10 punti da recuperare quando mancano 4 lanci. Chiudiamo il terzo quarto con il nono lancio, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, attenzione, 6 a 2, bassissimo punteggio per gli Stati Uniti col Brasile che guadagna ancora 4 punti, 6 punti e va a 77, mentre 2 soli punti per gli Stati Uniti che salgono a 63, meno 14, ci vuole un'impresa per il Dream Team americano per recuperare 14 punti nell'ultimo quarto. Decimo lancio, attenzione, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, 3 punti a 2, punteggio bassissimo, hanno rallentato, sono stanche, hanno rallentato tantissimo, il Brasile va a 80 mentre gli Stati Uniti a 65, restano comunque 15, sono tantissimi punti di vantaggio per il Brasile a soli 2 lanci dal termine, dunque il primo punto di questa serie parrebbe andare in Sud America in casa del Brasile, ma vediamo gli ultimi due lanci. Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, 6 punti a 5, questo è il lancio decisivo, 6 punti per il Brasile che sale a 86, mentre gli Stati Uniti ne fanno 5 e vanno a 70, niente 100 punti dunque per nessuna delle due squadre, hanno decisamente rallentato nei punteggi in questo secondo tempo, 86 a 70, il risultato non è in discussione, ma disputiamo comunque, effettuiamo dunque l'ultimo dei 12 lanci, Brasile in bianco, Stati Uniti in rosso, vediamo quale sarà il punteggio finale, 8 punti per il Brasile che va e chiude a 94, mentre 8 punti anche per gli Stati Uniti, dunque un 8 pari in questo ultimo lancio, gli Stati Uniti chiudono a 78, dunque abbiamo
Il risultato ufficiale di questa gara 1 di semifinale tra Brasile e Stati Uniti la vince il Brasile col punteggio di 94 a 78. Convincentissima vittoria del Brasile che batte gli Stati Uniti 94 a 78, ben 16 punti di differenza tra le due squadre. Dunque il Brasile, e vediamo il tabellone, si porta avanti nella serie per 1 a 0. Nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, abbiamo visto la Serbia che ha battuto la Turchia in gara 1. Dunque, dopo le gare 1 di queste semifinali, Serbia e Brasile conducono le rispettive serie per 1 a 0. Nella prossima partita ci sarà chiaramente la gara 2, già stasera ci sarà gara 2 della prima semifinale, quella che vedrà opposti Turchia e Serbia. Domani invece ci sarà la gara 2 tra Stati Uniti e Brasile e ci saranno anche le due gare 3. Quindi partite, tantissime partite tutti i giorni. Io vi do appuntamento al video di stasera dove vedremo gara 2 tra Turchia e Serbia. A stasera!